Salve a tutti i fratelli di Brottigamer 998 e benvenuti in questo nuovo video. Siamo in un nuovo video un po' sempre di calcio e vi parlerò, tanto vabbè, prima che parlo vi invito a iscrivervi al canale, attivate la campanellina e lasciate like a questo video, che dobbiamo arrivare a sti cazzo di 40 iscritti. Vi prego, dai, 40 iscritti. E vabbè, oggi parliamo di chi deve essere esonerato o no. Mi è venuto in mente questo video strategico. Raga, stasera c'è Juventus-Barcellona, partita che da napoletano vorrei vedere e voglio anche gufare, perché Napoli-Juve derby, Napoli-Benevento derby, quindi si gufa stasera, e quindi forza Barcellona. Quindi vi volevo parlare di che deve essere esonerato o no. È proprio perché la Juve, cioè parliamo di Juve, di Juventus, parliamo anche di Pirlo. Parliamo anche di Andrea Pirlo. Raga, non sta andando bene Andrea Pirlo. Perché, raga, una vittoria, raga, non fa vittoria in campionato. Scusate se si è buggato un po', ma ho messo pausa perché sta parlando. Non fa vittoria in campionato. L'unica vittoria che ha fatto sono Sampdoria e Dinamo Kiev, raga. E sta facendo soltanto pareggi. Cioè pareggio ogni partita. Quindi per me è un allenatore che va buttato proprio via. Io sì, chi allenatore consigliere alla Juve? Maurizio Sarri non ve lo consiglio, però vi consiglio Roberto D'Aversa, perché è uno che è già allenato. Intanto c'è Liborio che sta giocando. Vi consiglio Roberto D'Aversa, perché è un allenatore che ha allenato, ha il gioco 4-3 e almeno, cioè, può far rialzare questa Juve. Ditemi se sì o no. O se no si vanno a prendere, a pagare la clausola di cessione di Spalletti, e si vanno a prendere Spalletti. Ciao. E si vanno a prendere Luciano Spalletti. Per me la Juve deve prendere Roberto D'Aversa, perché Pirlo non ha mai fatto niente. L'hanno preso che era in società con la Juve. Lui era un punto di firmare con la Juventus Under 23, no, con la Juve normale. Quindi, cioè, non dico che Pirlo non sa allenare, ma è ancora un allenatore, per me è un, po', un po' esordiente. Aspetta, che deve prima andare in squadre tipo come, no, come subito con la... Ragazzi, vero, è più sorte, vero? Cioè, sì, vabbè, è esordiente. Io gli farei fare... E se fossi stato in Pirlo, non sarei andato subito alla Juve. Sì, è grande scelta andare alla Juventus, grande club, eccetera. Però vai prima alla Juventus sub 23, o te ne vai al Parma, cioè, o te ne vai a qualche scuola di Serie B o Serie C, perché da lì gli allenatori iniziano. Maurizio Sarri, raga, Maurizio Sarri, vi parlo di Maurizio. Non è che al Napoli l'ha portato così al secondo posto, quasi allo scudetto, eh. Ha fatto prima una cosa così, tipo Gattuso, raga, anche non ammetto Gattuso. Ha vinto la Coppa Italia con il Napoli, ma non è che ha vinto, cioè è stata la sua prima coppa che ha vinto. Ma lui ha prima partito dal Pisa. No, è prima partito dall'Alessandria. Poi è stato al Pisa. Pisa, ok. Parecchio tempo al Pisa e poi è andato al Milan e poi è andato al Napoli. Si è fatto 4 carriere e poi è passato alle Big. Quindi, caro Pirlo, cioè, poi dite, ma Pirlo sa allenare, ci sta portando in alto. La Juve la vedete in alto in campionato, raga. La Juve la vedete in alto in campionato. Io, sinceramente, non la vedo in alto. Cioè, perché in Serie A in campionato hanno fatto più la sconfitta a tavolino, hanno fatto 8 punti. 8-9 punti. Cioè 3 punti regalati per la sconfitta a tavolino che abbiamo avuto, cioè per la vittoria a tavolino e sconfitta a tavolino che abbiamo avuto noi. Però in teoria, se contate le vittorie di Pirlo, sono una con la Sampdoria e 2 con la Dinamo Kiev, solo queste. E poi cioè, è andato a pareggiare col Crotone, col Verona, poi con la Roma, e so 3. Io prenderei un allenatore che sa allenare. Cioè, non dico che più non si allena, ma c'è subito la Juventus, no. Prenderei tipo Roberto D'Aversa, un allenatore che ha allenato il Parma,
che ha pure fatto salvare il Parma, eh, a una posizione quasi Europa League. No! E poi ti puoi andare a pigliare altro tipo Pirlo, eccetera. Ora riguardo un altro esonero, è quello di due altri esoneri. Non si può che mo abbandono. Giampaolo, l'allenatore del Torino, che regà, ha fatto soltanto un punto con il Sassuolo. Giampaolo va assolutamente sostituito. E ti andrei, cioè io mi andrei a prendere un allenatore, cioè chi mi andrei a prendere? Uno come Mazzarri, che caso vuole c'entra? Uno come Mazzarri, uno come, cioè qualsiasi allenatore, cioè, perché va sostituito. E cosa è bastonissimo? Io se ne devo andare. E poi l'ultimo allenatore è l'allenatore dell'Inter, Antonio Conte. Vero. So che non c'entra, eccetera, ma raga, con l'Inter non c'è più gioco. Hanno pareggiato 2-2 con il Borussia Mönchengladbach, poi 0-0 con lo Shakhtar. Cioè, capisco che l'Inter è una squadra vincente, che vince, eccetera. Non è che sa fa male come Pirlo. Quindi assolutamente va sostituito. Cioè, io lo metterei pure lì Antonio Conte per vedere che fa tutta la stagione. Però, in ogni caso, tanto l'Inter l'allenatore già ce l'ha, eh. Cioè, se Conte se ne va a Spalletti, perché ha ancora la clausola di Spalletti. Se, guarda, vi spiego questa cosa anche della clausola. Se un allenatore ha la clausola, potrebbe anche riprenderselo come allenatore, cioè a costo così. Quindi l'Inter si potrebbe riprendere Spalletti. Vero. O se no gli consiglio all'Inter un grandissimo Maurizio Sarri, allenatore che ha il 4-3-3, il gioco, eccetera. Vi consiglio Maurizio. Consiglio pure io. Però Maurizio. Conte è da vedere nei prossimi giorni. Raga, questo video si conclude qua. Ciao. Raga, stasera Juve Barcellona e speriamo bene, forse a Barcellona, vabbè. Posso pure io. Posso usare la live su Twitch, vabbè, bella raga, ci vediamo al prossimo video che sarà sabato con un botto di live reaction o qualcuno nel fine settimana. Bella raga, 40 iscritti, oh oh.